Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. Sembra impossibile eppure è così. A pochissime ore dalle tesissime nomination della 38esima puntata in rete già spuntano sondaggi a più non posso e a proposito di chi sarà il primo finalista del Grande Fratello 2023. Di solito i risultati vengono diffusi il giorno stesso. Ora sono talmente eclatanti che già se ne parla. Una nota dolente ha sicuramente rovinato il tanto atteso momento ai telespettatori più attenti, che sono soliti seguire la diretta online di Mediaset Extra, di conseguenza, conoscono bene i discorsi che alcuni concorrenti ancor prima delle puntate del Grande Fratello 2023. Sembra già sapessero. Ma i sondaggi? Grande Fratello, cosa si rumoreggia sui finalisti? Tantissime le stranezze viste nel corso dell'ultima diretta. Che il televoto non sarebbe stato eliminatorio sarebbe dovuto essere chiaro solamente ad Alfonso Signorini e telespettatori del Grande Fratello 2023. Eppure quando Anita Olivieri ha pescato il piramidale che, da quello che avrebbe dovuto sapere, l'aveva appena salvata da un televoto eliminatorio è invece rimasta delusa. Inoltre la sua migliore amica lì, Rosy Cin, l'aveva persino nominata suscitando polemiche sul web. Lo stesso l'ha fatto Massimiliano Varese con l'amico Giuseppe Garibaldi. Naturalmente, per oggi, nulla può essere certo e va preso con le pinze. Insomma, tolte i gravi sospetti di un pubblico che ormai non si fida palesemente più del programma, dei suoi autori come del conduttore, che da quest'anno fa anche parte della squadra dei primi. A far grande scalpore in queste ore sono gli ancora acerbi risultati dei sondaggi sull'ipotetico primo finalista. C'erano dubbi? Si tratta di Beatrice Luzzi con percentuali incredibili persino per i suoi già irraggiungibili standard. Lo stacco tra Massimiliano, Rosy e Grecia è incommentabile e sarebbe anche grazie ai fan avversari che sarebbero in un momentaneo sodalizio coi Luzzers per garantire il posto in finale anche a Perla Vatiero.